Elezioni provinciali, Stefano Marcone è stato confermato presidente, una rielezione senza sorprese visto che era candidato unico alla guida del Sant'Artemio. È una soddisfazione, un lavoro che insomma portato avanti sino ad oggi grazie ai consiglieri che mi hanno aiutato sinora e con i quali quelli che sono stati riconfermati con i nuovi proseguiremo soprattutto su scuole e strade che sono le due competenze fondamentali. Rinnovato anche il Consiglio provinciale con 3 seggi alla lista Avanti Treviso, capitanata da Fabio Chies, 9 a quella Marcon presidente, 1 ai civici di Marcon presidente e 3 alla lista del centro-sinistra amministratori di Marca. Elezioni di secondo livello perché dopo la riforma delle province a votare non sono più i cittadini ma i sindaci ed i consiglieri comunali. Con i voti pesati in base alla popolazione dei comuni. Un'anomalia, sostiene Marcon, che deve essere modificata riaffidando ai cittadini il compito di scegliere i propri amministratori. Le province, anche in virtù del nuovo PNRR, devono essere enti che calano sul territorio le risorse. Abbiamo dimostrato di essere capaci di farlo, specialmente, ribadisco, nel mondo scuola. In provincia di Treviso sono quasi 100 milioni di euro tra gli interventi fatti, quelli in corso e quelli programmati. E non è semplice fare queste cose. Quindi l'auspicio mio e di molti altri presidenti di provincia è che il sottoscritto sia e rimanga l'unico presidente di provincia eletto dai consiglieri, eletto con il sistema del secondo livello.